Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Nelle scorse puntate siamo ancora e ancora andati avanti con le missioni dei Vice e oggi non ci fermiamo, proseguiamo. Il segreto è l'astuzia. Ok, looks like the cops been getting in on some of King's protection rackets. Now that's why they've been going so easy on the VKs. We gotta go public with this shit. Ti pareva che arrivava Johnny con delle bombe. Johnny, you can't be serious. Fuck yeah, I am. Where did you get those? Anthony's condo. He had a big mouth. This isn't gonna end well. Don't listen to the old Anche woman. Anche io. I'll drive to where the cops are picking up protection money. You make them cease and desist with one of Tony's noisemakers. If we make sure the only cops we hit are the ones working for King, people are gonna start asking questions, and the cops are gonna have no choice but to come down on the VKs to save face. Bravo Johnny che non pensa, agisce. Munizioni infinite. Quanto mi fai contento così. Johnny, tu sì che sei come tenere felice una persona. So the other day, Aisha's giving me shit because I don't do anything nice for her. Can you believe that? I mean, I pay for her every time we go out. So I'm like, the hell are you talking about? I picked up the check at the firing range. And she goes on and on. Dinner this, flowers that. It's fucking bullshit, right? Già, lo so. Yeah, thanks for your advice, man. You're a big guy. Grazie per i consigli. Ma che brutto che in questo primo capitolo non parla. You sure you know how to handle that thing? Fatto! È stato semplice! Ma il lanciarazzi purtroppo non fa molto danno come in tutti gli altri giochi. Make it! Signora! Get that bad boy ready. There's a need up ahead. Porca troia! Troppo! No, Johnny, non fare cazzate mai più simili. Cioè, non ti avvicinare alla pompa di benzina se vuoi che la faccia esplodere, no? Hey, next time I call dibs on the RPG. Aspetta. Ma dai, ma guarda, un colpo di lanciarazzi simile avrebbe fatto esplodere la macchina di chiunque. Puttanega. Ok, questo sì che è stato cattivo. Aspetta che lancio un po' di granate. Ecco, faccio prima lanciare granate che lanciare bombe. Tanto sono infinite. Guarda proprio. Ma sì, chi cazzo se ne frega. Guarda quanto, come li sto fermando. Mamma mia, ma a granate a go-go a tutto il giorno oggi, Another payoff is going down up ahead. What do you say we crash their little meeting? Aspetta, Johnny! Ecco fatto! Troppa gente! Ne li ho mancati tutti, ovviamente. You ready to send a message to Monroe and King? A voglia! This day just keeps getting better. Mamma mia. Nice shot, man. Vieni, forza, ti sto aspettando. Quando mi dai munizioni infinite mi rendi un bimbo felice. Madonna, ha schivato la macchina con una semplicità imbarazzante. Gli è passato sotto. L'economy, signora, le pare il momento di parlare di economy. Ma porca. Adesso. Ecco fatto. Dove sono finito? Se non riesci subito. Le munizioni infinite sono la cosa che mi rende più felice di tutte. Messo un po' di merda la macchina. Now all we got left to do is give you a nice final fuck you, and I'd say this has been a hell of a day.
Sì, diventerà una giornata ipermemorabile. Ah, ma proprio ancora qua davanti. Perché no, tanto. Mamma mia, dobbiamo parlare. Hello. Hey, it's good to hear from... What? Wait, wait, slow down. What are you saying? Look, our arrangement has been beneficial for both. Una cena sistemerà tutto, certo. Look, why don't we talk about this tonight over dinner? Bravo, I'm King. Sure we can work this out, okay? Bye. All right. See you tonight. Goodbye. See, this is what I'm talking about. Who said you could come in here? We need to talk. Do we now? You've been putting yourself before the crew. Keep talking, little nigga. If you hadn't wasted our time sticking your nose up them white boys' asses, we could have owned the whole damn game by now. Beh, beh, certo, I told no? you before, we ain't getting into that shit. And why the fuck not? That's where the money is. Man, if you got down with that shit back in the day, the Carnallis would have been ghosts right now. But you didn't, did you? You were too much of a pussy then. Eh sì, tira un pugno. Gli tira un pugno. Fuck! You forgot who you're talking to. My name is Benjamin Motherfucking King. I'm the man who took my crew from being a bunch of baby gangsters in Sunnyvale to being one of the most influential and feared forces in the goddamn city. You sai come ci sono riuscito? Col potere! I said you know how I did how, that? Mr. King? I did it by knowing when it was time to build, when it was time to watch, and when it was time to act. Tutto come rispetto comunque. If I were you, I'd drop them damn flags and get the fuck out of here before I erase your ass. I ain't going nowhere. You ain't hearing me, son. I said... Yo, fuck that. You ain't hearing me. What is this? I built, I watched, and now I'm acting. Ah! Hai capito, Warren! Adesso vuole fottere il capo! Piolo rotondo, foro quadrato. 11 su 36. Beh, stiamo avanzando piano piano, eh. E beh, direi che ormai c'è ben poco da ricostruire qua. Ci sono altre missioni di King? Sì, voglia. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!